Come cittadina mi sento ascoltata. È una domanda difficile a cui rispondere. Oddio, potrebbe, magari potrebbe interessarsi un po' di più, anche con qualche aiuto, come ad esempio l'attività in questo momento di difficoltà. L'aspetto, aspetti politici, economici, non sono in grado di intraprendere un discorso. Non so, magari le modalità che poi adottino per proprio per arrivare alle opinioni delle persone, della gente. Non conosco bene nel dettaglio quello che fanno le istituzioni europee, magari posso riconoscere qualche nome, qualche denominazione e basta. Guarda, qualche istituzione la conosco. Ah no, non conosco nessuna istituzione europea. Il cittadino poi è anche disinformato sull'Unione Europea in particolare perché non la considera qualcosa che gli appartiene, sbagliando. Io non so i grandi problemi in alto e loro non sanno i nostri piccoli problemi in basso. Non è facile mettere insieme i problemi del cittadino e i problemi a livello internazionale, europeo, non è semplice. Cioè, percependola come un qualcosa di lontano, cioè che non ha un impatto diretto sulla sua vita, non è così portato, insomma, a informarsi molto, perché non lo ritiene una cosa molto importante per la sua vita di tutti i giorni. Quindi, conseguentemente, ne deriva, insomma, un po' un'ignoranza generale. Secondo me interagire con l'Unione Europea per un semplice operaio come me. Sarebbe molto difficile, secondo me. Poi, come si dice, se ci riuscirei, ben venga, mi farebbe piacere. Volere a potere, voglio dire, se uno ha bisogno di arrivare da una certa persona che svolga un certo ruolo, con determinazione può farcela, ecco. Secondo me no. Secondo me non ha tutte queste opportunità che dovrebbe avere. Oddio, un canale diretto. Mio personale, no. Ma credo che potrei farlo, sì, magari informandomi adeguatamente potrei arrivare comunque a un ente, a qualcuno che mi possa indirizzare al luogo in cui mi posso rivolgere, sì. Innanzitutto, per quanto strano possa sembrare, alle istituzioni dell'Unione Europea si possono rivolgere domande per email o per telefono, in qualunque lingua dell'Unione e costoro rispondono sempre. Non è una cosa strana. Nel momento in cui il cittadino interagisce con l'Unione, vale il principio per cui l'Unione Europea risponde, cioè qualcuno si prende la briga di rispondere. Inoltre, il processo legislativo dell'Unione Europea, quindi tutte le volte che l'Unione Europea deve produrre un atto normativo e che parte sempre per iniziativa della Commissione Europea, presuppone che la Commissione Europea, prima di avanzare la proposta legislativa, consulti tutti i portatori di interesse e lo fa non soltanto consultando i soggetti che sono, diciamo, già iscritti, cioè in qualche modo che si sono accreditati come portatori di interesse presso le istituzioni europee, ma lo fa anche semplicemente su internet, cioè il sito internet dell'Unione Europea prevede uno spazio che sono le cosiddette consultazioni pubbliche, in cui la Commissione Europea apre la consultazione pubblica per accogliere l'opinione di qualunque cittadino voglia prendersi la briga di leggere dei documenti e di esprimere il proprio parere su una grande quantità di questioni. E inoltre c'è anche la possibilità per i cittadini europei di presentare la cosiddetta ICE, cioè iniziativa legislativa che parte dai cittadini europei. Non è proprio una cosa semplicissima perché occorrono le firme di 1 milione di cittadini che appartengono ad almeno 7 stati dell'Unione, quindi non dico che sia la cosa più semplice del mondo presentare un'iniziativa legislativa, ma insomma si può fare e ci sono attualmente allo studio, diciamo, in corso d'opera alcune iniziative legislative, tra l'altro alcune anche, diciamo, di iniziativa italiana, che dovrebbero servire a sollecitare la Commissione europea a, diciamo, a poi a presentare una proposta, quindi a tradurre queste iniziative in una proposta formale.